Buon pomeriggio dallo stadio Riviera delle Palme, 31esima giornata del campionato di Serie D, Girone F, va in scena Samb, Jesina, una Samb che cerca una disperata rincorsa alla zona playoff, la Jesina invece che nella zona playoff c'è ed anche in modo abbastanza saldo è in quarta posizione con Covelli e Caligiuri in avanti. La Jesina risponde con il numero 1 Niosi tra i pali, il numero 2 Pascucci con il numero 3 Sassaroli, la coppia di centrali è composta da Marini e Strappini, a centrocampo Bugari, Frulla e Cuttone, e se non andiamo errati ci dovrebbe essere un tridente d'attacco composto da Invernizzi, Negro e Bediaco. Allora tutto è pronto, inizia Samba Jesina. Sono i Leoncelli in possesso di palla, palla già recuperata dalla Samba con D'Angelo. Apertura per Cucù, palla persa, prova a ripartire Invernizzi, Negro, Bediaco sulla destra, allora sì, è 4-3-3, sale Bediaco, il giocatore di colore della Jesina, si accentra, la palla che cerca Invernizzi, c'è in area Strappini, palla dentro, c'è un'ottima occasione per Invernizzi, e allora Caligiuri si gira, Caligiuri per Cucù. Apertura di Cucù per D'Angelo, D'Angelo va a puntare l'uomo, D'Angelo cerca il fondo, mette in mezzo Niosi, non riesce a bloccare, poi la palla ancora lì, Cucù la recupera, Cucù fuori per D'Angelo, buona Samb, lotta D'Angelo, si appoggia a Moscarino, Moscarino un cross, lì. Il cross di Cucù per Covelli, la sponda di Covelli per D'Angelo, D'Angelo, il sinistro di D'Angelo e Niosi. Parte Moscarino, il cross basso, mette fuori Invernizzi. Nicolosi apre verso D'Angelo ma sbaglia e può ripartire il contropiede della Jesina, addirittura 3 contro 2, attenzione perché c'è un uomo solo, completamente solo, sulla fascia destra, lo serve, è Invernizzi, il destro di Invernizzi, palo, poi Bediaco, Bediaco, la palla sul fondo. E attenzione il lancio per Negro, fuori gioco di Negro, però lì per D'Angelo che può avanzare D'Angelo, una finta, ottimo il passaggio per Covelli, in area Covelli, Covelli, una finta, va a guadagnare il corner, il cross di Cucù molto lento sul secondo palo, stacca Covelli, pallone che esce, alla fine Rulli in qualche modo prova a servire lungo laddove però non ci sono giocatori della Samba. D'Angelo, in anticipato D'Angelo, allora Invernizzi, può caricare il destro Invernizzi, tiro a giro Kesseri, poi Invernizzi, su di lui Pulcini, riesce ad aprire per Bediaco, il destro di Bediaco, palla che Kesseri lascia scorrere, Rulli, splendida l'apertura di Rulli per D'Angelo, questa è una buona occasione, D'Angelo può puntare Sassaroli, D'Angelo in area, D'Angelo fuori, Cucù, Cucù, viene contrastato. Bediaco, il tacco di Negro per Bediaco, il sinistro di Cuttone, c'è una deviazione e Kessari stava per essere sorpreso, è bravo. È uno schema, palla corta, Negro... Palla dentro, una deviazione, autogol di Covelli. Autogol di Covelli. Viene anticipato Covelli e può partire ancora Negro. Negro, le finte, Negro, il destro a giro. Kessari. Con il sinistro ancora Negro, davvero il migliore in campo fino a questo momento. Negro, il cross in mezzo. Pulcini rischia Invernizzi con una mezza rovesciata. Qui l'errore di Pulcini è stato abbastanza evidente. Il cross di Caligiuri sul primo palo. Stacca Invernizzi, non è finita. De Rosa, forse un fallo su De Rosa. Caligiuri. Il cross di Caligiuri mette fuori Cuttone, può ripartire in contropiede. Queste ultime occasioni prima dell'intervallo, Rulli, non c'è più tempo, finisce qui 1-0 per la Jesina,
al termine dei primi 45 minuti decide la gara, un autogol di Covelli alla mezz'ora. Si scalda però tutta la panchina della Samb. È proprio la Samb in possesso di palla con D'Angelo, De Nigris. Verso Cucù, Bugari anticipa tutti. Poi Pulcini, De Rosa, Rulli. Cade a terra Covelli, calcio di punizione per la Samb. Distanza sembra proibitiva, vedremo se Cucù proverà a calciare. Il destro di Cucù direttamente tra le braccia di Niosi. D'Angelo ancora per De Nigris. Verso Covelli, la sponda di Covelli, la palla ancora lì, Covelli lotta, Covelli riesce a servire D'Angelo. Prova a puntare l'uomo D'Angelo, il cross in mezzo per Covelli che non lascia scorrere per De Rosa. Si perde una ghiotta occasione, ma ancora Sam con Rulli, Rulli sinistro. Parte la battuta di D'Angelo, il pallone sul secondo palo, c'è Caligiuri, la sponda, poi il destro di Cucù e Niosi che blocca. Peccato, ha avuto una buona occasione Cucù. Calcio di punizione, Mengo, Rulli, già battuto, Rulli apre per D'Angelo, ottima palla, D'Angelo in area, il cross di D'Angelo, la palla è lì, incredibile. Stavano per fuori per Rulli, mette dentro Rulli ma sbaglia. Lotta però Rulli, recupera palla, poi il destro da parte di Cucù, palla sul fondo, gira il pallone. Prova a saltare, ce la fa Bugari, viene esteso, è la munizione anche per Bugari. Il cross di D'Angelo, stacca Pulcini, la palla che esce, c'è Cucù verso Rulli. Buona la posizione di Rulli e la Samb che guadagna un corner. Sale l'incitamento dei tifosi, la Samb che cerca il pareggio. Va Cucù. Parte Cucù, il destro verso la porta, Niosi. Stacco di Frulla. Se ne va Invernizzi, entra in area, supera due uomini, Invernizzi, Invernizzi, Pulcini salva tutto. Se ne era andato con una facilità disarmante Invernizzi. Samba in avanti con D'Angelo, il cross all'interno dell'area di rigore. C'è Covelli, la sponda verso Dirito, il colpo di testa di Dirito. Viene chiesto un calcio di rigore da parte di Dirito per un... Mentre i tifosi della Samba esultano facendo finta che la propria formazione abbia segnato. Anche, si fa anche questo. È stato espulso D'Angelo? No, sì. Sì, espulso D'Angelo, la Samb dunque finisce in 10. Nicolosi. Cucù. Ancora per Nicolosi. Cucù. Cross dentro di Cucù, rischia l'autogol. C'è una buona occasione per Gabrielloni, entra in area Gabrielloni, Gabrielloni salta due volte Nicolosi, Gabrielloni lo salta tre volte, Gabrielloni il destro. Il rinvio di Chessari, stacca Pulcini, Cuttoni in avanti, attenzione perché c'è Invernizzi solo contro Chessari, l'attaccante della Isina solo contro Chessari, tira il gol di Invernizzi che chiude la partita. Quando siamo giunti al 49esimo minuto del secondo tempo, la Jesina trova il punto del 2-0 con Invernizzi, partito sul filo del fuorigioco. Sta per finire l'incontro e finisce in questo momento una Samb ancora una volta indecente, chiude questa gara sotto di due gol con la Jesina, autogol di Covelli nel primo tempo e poi Invernizzi nel secondo tempo per il 2-0 finale a favore della Jesina. Da Riviera delle Palme è tutto, a risentirci a domenica prossima per Bojano Samb.